Gianni Colacione in compagnia questa volta di Claudia Sterzi qui al 13° congresso di Radicali Italiani. Claudia Sterzi la conosciamo, su Libri TV abbiamo una rubrica abbastanza folta che magari potremmo anche infoltire ulteriormente. Segretario dell'associazione Radicali Antiproibizionisti. Claudia, esperta tra l'altro di antiproibizionismo, farà un intervento. Claudia, come ti sembra che sia iniziato questo congresso? Ma insomma, buongiorno a tutti, salve, stiamo su Libri TV, grande Libri TV, bravi, complimenti a Libri TV. Meno male che ci siete voi anche, per carità, meno male che c'è la Radio Radicale, ma meno male che anche voi ci siete, raccoglie un po' di voci in congresso e un po' di voci nelle occasioni radicali. La relazione della segretaria, come tutto l'anno della segretaria, a me non ha convinto, poi si sa, mi sono dimessa dal comitato proprio come mozione di sfiducia, che non è possibile farla alla segretaria, quindi non dico niente di nuovo, e ugualmente la relazione è un po' cucita di vari pezzi scritti anche, come ha detto lei stessa, ha detto chiaro, non è che scritti da altri. L'ho trovata un po', sì, appunto, fatta di pezzi slegati, fondamentalmente non suoi, con questa fantomatica promessa di un congresso transnazionale che, a parte che non sta al segretario di Radicali Italiani promettere un congresso transnazionale, ma a parte questo, crederci è un bel problema, perché già altre volte abbiamo avuto addirittura l'annuncio di una convocazione ufficiale, quindi vediamo, perché sono tutte promesse, sono tutte parole. A parte questo, la grande celebrazione di Papa Francesco, altra cosa che io non trovo per niente consona, diciamo, a quello che è il mio essere radicale. Sicuramente no che non si debba dire, riconoscere a un Papa quando dice delle cose giuste, per carità, ci mancherebbe, però mi sembra che troppo peso si sta dando alle posizioni espresse dal Papa, anche tenendo conto delle sue forti offese portate di recente alle donne che hanno abortito, che è una battaglia storica, anche quella radicale, e lui ha definite assassine. Ora, voglio dire, dovrebbe essere un pochino più, giustamente il Papa condanna l'aborto, però io trovo che giudicare è di Dio giudicare, non dell'uomo, stando a quello in cui crede lui. Questo giudizio così feroce verso le donne che hanno abortito, sinceramente, mi è sembrato molto poco, molto molto poco cristiano, anche oltretutto. In generale direi che la relazione è mancata di quello che non c'è stato. Quello che non c'è stato sono le iniziative politiche, perché a parte gli scioperi della fame, che per carità tutta opera di militanza, però a parte appunto un'opera continua da parte di Vita, che continua ormai da anni, sicuramente di militanza appassionata, forte e tutto quanto, però a parte questo iniziative di segretaria non ne ho viste, per non parlare poi della Presidente, che io spero tanto che quest'anno si ritorni a Viale o a qualcun altro. Io vedo benissimo Viale, perché è stato un Presidente sempre molto molto imparziale, e questo è importante, perché il Presidente è il Presidente di tutti. Laura Conti non si è dimostrata per niente imparziale, è stata di una maleducazione oltretutto in più di un'occasione, come quando si è alzata dal tavolo di Presidenza perché si è messa a sedere Viale, questo ai primi comitati. Però Viale è espressione di un comitato che è eletto dal congresso, e quindi come ti permetti di alzarti in segno di schifo verso quel presidente? L'ha eletto il congresso degli iscritti, il sacro congresso degli iscritti, e quindi una presidente di tutti i radicali non può avere questo tipo di preclusioni. E Valerio Federico su alcune cose l'ho apprezzato perché ha portato avanti con determinazione e con coerenza tre iniziative sulle quali si può essere più o meno d'accordo nel merito, però ha fatto le sue tre iniziative, le ha sviluppate nel corso dell'anno, ha coinvolto le associazioni, ha fatto il suo porco lavoro di tesoriere che doveva fare, anche in mezzo a una serie di difficoltà. Abbiamo sentito le cose che non gli hanno permesso di fare, aveva chiesto di fare dei collegamenti con le associazioni, hanno detto di no, cioè tutta una serie di ostacoli che lui ha trovato. Non che sia il mio tesoriere ideale, intendiamoci, però perlomeno il suo lavoretto, diciamo, l'ha fatto. Io vedrei bene anche una riconferma di Federico, sicuramente un cambio alla presidenza. Io sarei tanto felice se tornasse Silvio Viale, veramente, perché è proprio secondo me anche un'occasione di stimolo per noi tutti. Sulla segreteria vediamo un po', i congressi sono molto fluidi, sicuramente ci sarà il candidato di squadra 1, come dico sempre io lo definisco così, capisco che è molto schematica e molto semplicistica, poi la realtà è sempre più complessa, però ci sarà il candidato di squadra 1 e quindi di Pannella Bernardini, diciamo, per intendersi, chi voglio dire come squadra 1, ci sarà il candidato di squadra 2,
E vediamo se viene fuori un outsider anche, perché a me piacerebbe anche tanto che ci fosse una persona che non fosse strettamente legata e connotata o con l'una o con l'altra parte. Non escludo anche la possibilità di presentarmi io, se non c'è un candidato che mi piace, no, perché a quel punto lo voto e lo sostengo. Se dovessero venire fuori dei candidati deboli o che non convincono per nulla o che sono troppo schierati di parte o con l'una parte o con l'altra, farò la mia parte, che devo dire, poi magari lo faccio per prendere i 20 voti, però farò la mia parte di opposizione a un'eventuale scelta di questo tipo. Anche di alternativa, oserei dire. Senti Claudia, alcune ho sentito un po' di lavori con pre-congressuali, tra cui il comitato, e anche lì vabbè ci sono state alcune polemiche, tra cui anche dei lavori di direzione. Ecco, c'è stata una cosa che peraltro, vabbè, la direzione pubblica ormai, che ha detto anche in toni abbastanza esasperati, oserei dire, Alessandro Massari, relativamente alle commissioni. Cioè il lavoro, una parte del lavoro che l'Associazione Radicali Italiani ha fatto, che sono non solo le iniziative portate avanti dal tesoriere, sbanchiamoli, eccetera, cacciamoli e quella, meno inquino meno pago, ma anche per esempio quella di Rita su la cannabis terapeutica. Nel lavoro di commissioni non c'è stata ombra di queste cose. No, doveva essere in quella, l'antifibrizionismo era compresa nell'amnistia carceri, perché finalmente si è riconosciuto che la lotta sulle carceri ha molto a che fare, perché finché c'ero io diciamo che non veniva visto questo nesso, e quando io dicevo è importante la lotta antifibrizionista proprio in funzione di quella sulle carceri veniva detto che io non volevo combattere per l'amnistia, ma lasciamo perdere perché ormai è roba passata. Si è riconosciuto giustamente, perché la verità, la maggior parte dei detenuti sono in carcere per questa ragione, quindi un... Però parliamo di antiproibizionismo, io parlavo della iniziativa sulla cannabis terapeutica. L'antiproibizionismo è andato nella commissione amnistia, ho visto che Vita ha fatto un intervento piuttosto lungo, ci sta che abbia parlato anche della sua disobbedienza, però non l'ho ascoltato. Nella relazione. Nella relazione. Guarda, io lo sai come la penso, io nel 2000, cioè poi lo dirò, forse ce la faccio a dirlo anche nell'intervento, ma l'intervento sono 10 minuti, non è che bisogna parlare di tante cose. Comunque io sono stata la prima veramente, perché poi per fortuna ci sono le direzioni registrate, direzione Associazione Luca Coscioni 2008, ho proposto di lavorare sulla cannabis terapeutica come deriva del proibizionismo, laddove impedisce anche l'accesso dei malati al farmaco, e quindi un'estrema deriva del proibizionismo. In direzione Vita mi affrontò dicendomi che bisogna essere malati per poter fumare, questa è stata la sua reazione nel 2008, e io ho insistito dicendo che come, diciamo appunto, estrema deriva del proibizionismo, insieme ai test antidroga per cui un cittadino che non fa niente di male gli vengono messe le mani in bocca e viene testato con la scusa del controllo sicurezza stradale, secondo me anche quello è una deriva del proibizionismo, perché vengono lesi proprio di vita e di integrità personale, cioè viene analizzato senza aver fatto nulla comunque. E quindi mi sembrava importante prendere questa lotta per noi radicali, e pensavo proprio, l'ho detto in direzione Luca Coscioni, perché pensavo che fosse una battaglia che la Luca Coscioni poteva svolgere egregiamente al nostro interno, in quanto si parlava appunto di malati. E poi ci siamo ritrovati appunto, questa disobbedienza civile davanti a Montecitorio che io ipotizzavo sulla cannabis terapeutica nel 2008, l'ha realizzata Vita. Non sono stata chiamata, a quel punto mi ha detto e te mica sei malata, okay? Quindi non ti ho chiamato perché te non sei malata, come ti ho già raccontato, quindi sei rovesciato l'argomento, e vabbè, anche quello racconto come aneddoto, no? Perché io ti dirò, io sono molto tentata sabato, quando lei ha finito di distribuire la marijuana ai malati, di prendere e distribuirla ai sani, sono molto tentata sinceramente. Vorresti essere uno di quelli? No, io vorrei avere l'onore di essere esclusivista, se tra virgolette, per lo scoop, poi per il resto ovviamente fuori dalle telecamere potremmo apprezzare la qualità, una consulenza in civile, e comunque sia la natura che ci offre queste risorse. E niente Claudio, io ti ringrazio. A questo punto magari possiamo fare una seconda puntata, se tu vorrai, di intervista dopo l'intervento. Per preparare la trasmissione, perché c'è questo, per fare un piccolo accenno a leggera euforia all'attualità, ci sono i referendum il 4 novembre, ci sono 3 referendum in 3 stati americani per la legalizzazione dell'uso ricreativo,
e quindi comunque adesso devo registrare la trasmissione che andrà in onda alle 6 di domenica mattina su Radio Radicale, notiziario del fronte della guerra alla droga, e preparerò l'intervento, la mattina lo faccio e poi ci risentiamo molto volentieri. Grazie, grazie Liberi TV, grazie Donato. Grazie, direi di fare un complimento a Claudia anche per questo nuovo look che vi resta veramente bene. Io sono molto contenta, specialmente da dietro. Grazie. Grazie a Claudia.